tutto se bene agattato da questo a tobi con historias. In sa spuntata che abbiamo fatto finza sai come, abbiamo schistionato un pago dei dottus, dei trivalli, delle tradizioni, delle religioni, delle arte. Oggi abbiamo subito che mando di aereo con noi un giovane, satalese, Roberto Mura, e con noi abbiamo schistionato dei domos e non solo. Grazie a Roberto per essere con noi. Grazie a voi, sono Mario Serria. Chi stiamo a vedere, poi è facile a comprendere, è agente immobiliare. Roberto, pari siamo a questionare dei suoi triballi tu e finza dei suoi passioni schias, dei suoi problemi, dei suoi triballi in questo momento. Innanzi di entrare in questo sconto, ad un zimuto, che abbiamo un po' di conoscere. Chi è se, se vuoi essere nascito e crescito e quali sono gli studi che ha fatto? Un po' conta della vita tua. Io sono del 1979, sono nato in Castello, ma sono cresciuto in Sadili, in domo del nonno mio. E poi in cui ho fatto le scuole elementari, le scuole medie, sono vivo proprio con gente del 1910 e del 1930 con nonno mio e nonna, sono arrivato bisnonni. E dunque con questo ci sono state la prima formazione, la scuola impropria di mia lingua vera. Io sono tra massaio e pastori, e dunque mi trasmetto tutto ciò che vuoi di questa vita in solo. Cioè, io sono cresciuto con questo, intendo sconto di questo, i problemi che ho con questo. E se io cresci in questo mondo che ti chiedo, però per me è tutto sul mondo, cioè quando vado a pipì non esistia da nulla che non fosse di sai da mia. E quali studi hai fatto? Come te, tu sei stato pesato in una idda, in questo mondo fatto dai contos, quando hai cominciato a essere dai romo, il mondo hai agattato e ti hai fatto? Adesso sono in Castello a fare su liceo scientifico, su vaccinotti approvato. Per me è stata una cosa assurda, una specie di deportazione, no? Devo abituare. Tenia una conca fatta, poi avrai e poi nasci. Dunque, con tutte le cose che si narrano in vita, mamma anda a Castello, perché si sa accento di Castello, e poi, dopo che sono treno, mi ricordo la prima volta che sono venuto in Castello, può andare a scuola, 5 mesi mangiano e arrivavo in noi a 9 ore e quarto, 4 ore di treno, no? Su trenino verde. Un'esperienza che mi ricordo ancora. Mi da porta a Deo, torna a ogni città in vita, a tenere gli amici, e sull'unica mangiano torrai sempre in treno, entra sempre la seconda ora. Ma la porta è tanto un vita con niente, è proprio un altro mondo. Arriva in Castello invece manca il sole, oppure ci punti 7-8 gradi su della temperatura, della differenza. E a suo commento, il primo anno non ci dia fatta, manca fai amicanze con Nemo, aspetta, non volia entrare in questa città, non dolia. Cioè, devo fare questa scuola, poi mi do la vita, si sta di su, primo de. 30 di maggio, è un mollaio, tanto in scuola c'è sempre da si ripromuovi e fino ad assurdi ma di vacanza non andava a raggiare in vita né mari né nulla, non mi pregai a nulla. E poi già sul secondo anno ho cominciato a fare amicanza con i spicciocchi, ai siri e tanto poi se viene comprendo che la città di Castello pure fa parte della Sardegna. Tanto mi sono agattato bene, mi sono diplomato e poi appunto che ho fatto l'università e poi ho fatto scienze politiche. E da cui ogni cosa è nasce questa passione, è nasce a venire questa passione con la lingua sarda. Poi quando ho fatto la tesi di laurea, ho fatto in iscrizione di su sardo, in rivista di identità che ci incontra negli anni 60, 70, 80, sul popolo sardo, la Repubblica Sarda, Sardegna Europa, Nazione Sarda. E da cui comprendo che le Sardegne sono andate solo manco due. Una che è quella che scende da Ubaeniti, Nareuso, che ha un'identità precisa, e olidi che questa identità non sia da su passato, ma sia su presente e su un crasi. È una Sardegna che invece non scende manco per tenere di spesi, è una nazione
C'è gente che si intende di italiana, sardi ma anche italiani. Uno poi come tornare in un grasto in mese su mare. Esatto, no? Anda bene che sia la camisetta, i gusta, grasi satra. Insomma, un'isola del suo mondo, però senza sciri, beni e chinesti. E tu hai prima schistionato di questo mondo minore, fatto da relata con sormanno stuoso, e también tostere, e te conto sti ti sono barrato in conca in suo quando io ti gestiona Iana, e te de sta barrato in sa memoria. Ma intanto è una cosa che non è un conto, ma è un modo di interpretare sa vita. Cioè, noso in Barbagia, in Bidda, e in sa famiglia mia, ok? Esti un mondo de Maia, ma un mondo de Maia a vero. Cioè, noso teneuso a regine schierribanta a suo commenso del suo mondo. In domo mia, fino a 60 anni, su depo crocao con nonna mia, che avuto adesso 10, adesso 79, aiaia, bisnonna. Io manco, cioè non a lui anche sa luce, non attaccata sul frigorifero, ci vuole in zierro, vetti sul fuoco, ma una cosa proprio sa maia, e sa lui a salanti, aveva sprecatoria, sa. Cioè, non riuscivo. Io riuscivo a fare cose che mai non pari vero. Non pari vero. Cioè, sardo su tenente questa coscienza, no? Che non fu di superstizioni, ma che fu di un'eredità di. Una maniera di vivere sa vita. Che forse siamo sperdito, anzi, quasi sicuramente. Poi isso, cioè, sa natura fu tutto, poi isso fu tutto. Cioè, esso non perdia nulla. Cioè, poteva essere una goccia battata ad una stessa burda, comprendi? Poteva essere. Non si voleva cioè, nulla. Nuda è in su monti, non è in soprano, è difficilissimo a due campai, oi. È risero senza nulla. Andai a Nadananti. E fu di cosa incredibile, cioè non si scidi con mente ci sente campauso, insomma, possa difficoltà che due avuti. E dunque, non conto se posso fare mille e mille, ma varrei sempre a questioni. Sì. Però su difficoltà di mia De Castello, che fu proprio gusta, cioè devo tenere una fantasia. Cioè, che non tenia da barranco, se comprendo. Cioè, devo staccaia de uomo a 6 anni, su 7 anni, se poteva fare su che volia, andai a petto, devo conoscere su monti, su rio, su lago, che domus abbandonata, sa. Tutto sa gente, poi fu di figlio mio, e poi tutto sa gente c'ha di un senso di comunità, di meta particolare, poi negli anni 80, lui ha ancora meta gente, con Framos Amoi, che ha salito dai Verdi 300 o 400 abitanti, sì. Ma da picciò che è so. E dunque fu un tradotto fratilisi, e fu un tradotto nepotesi, cioè ci fu un controllo sociale da parte di queste popolazioni. Non riuscivo, chi vuoi di unico? Devo abituare a salutare tutta questa gente. Devo quando cioè, veniva più in un castello per andare a Saupi, ma poi fai alcuna commissione, devo salutare io a tutto. Se mi fai la strada, mi fai a Felica, non mi salutai a questa gente. Vabbè, insomma, la formazione è da particolare. Se sei una tribù, non so se sono una tribù. E invece questa città di questi cose spersonalizzanti, cioè non sanniamo, ne mostri conosciuti, cioè. Chi uno solo in sa strada manco di considera non si usa a livello mancai di Roma, de Milano Roma, cioè. Okay. Però non si usa manco a livello dei commenti di pensaia deo che ha avuto tutta questa gente di tutto questo mondo. Tu hai sempre stato basato in lingua sarda in domo del romano storico deo penso che istinaias in sardo ma è nato ad un modo che ha compreso forse di più sul valore della lingua della cultura sarda quando ha fatto l'università. Come è intervistata questa cosa? Beh, questa, a un certo punto comincia da la maturità di una persona. Cioè, devo in domo mia questionaria sempre su sardo, ben un castello non questionaria, proprio su sardo, con nemus.
cioè buttare in scuola non fai da su studio vado a studiare in italiano su latino o su matematica, cioè certo che questa interrogazione non è che può dire sta che stiamo in sardo. Infatti gli ha detto una professoressa di italiano che scia da Gaddeu tenia questa possibilità di me esprimere e che l'incuna orta mi naraia da mi è tala su vuedo e ta di sto e però è difficile imparare a 30 picciocchetti su nasce su un castello, ma è buona famiglia che scinti fette su quello male accettai un ragionamento un sardo accanto ai professori è bella bello però poi comprendo che questa cosa invece a me mi aiuta nel suo rapporto con la gente, cioè chi deo non arrennesce a noi in sardo una cosa a uno che ha appena connotto se è questione di un livello di comunicazioni troppo distanziato, comprendi? Deo viene seccando traballo, cioè deo provo a cedere su voi di un sardo, vuoi chi il suo piegata e incumenza da questione come in sardo, tanto dotto il suo vestimenta che si allontana da, di Galada e tanto diventa su due persone che si comprendono. Invece sa chi ha parlato sempre in una questione formale è come ti chiedevo sia questione in suo francese, cioè non ci la faccio mai a noi veramente su chi stai pensando. Tanto esti comprendo, devo a Savini ha poi deciso di adorare imparare a usarlo, poi secondo me è vudi un modo può essere deo, non mi intendi a uso deo. Tu hai fatto una tesi di laurea sopra sa lingua, sa cultura sarda in so anno 60-70 non pago. Sì, tu è biese su che hai studiato e biese su tempo d'eoe hai tenuto sì, non è proprio molto, non è cambiato proprio nulla. Poi si usa ancora con il proprio battaglia, calisardo, infatti manco per un intervento, questa è una cosa allucinante, si usa ancora con questa stontesa, ognuno sai da sua, poi sicuramente questa gente non dà di studiare. D'ognuno poi di torna da una cosa che 20 anni fa ti fu già accarata con tutto, comprendi? E tu ti dici, ah, metta se si arriva un moe, comprendi? E non sei sti boffi o vai una cosa, cioè non siete accorti. E se uso, non riuscivo, tribù, e non due sti questa possibilità di ancora di questionare questa proprio limba, cioè, su sardo estuno. Su standard strepiti? Assolutamente. In sa scuola ci deve di imbucare? Assolutamente. E beh, tu riuscisci a commentare come ti riuscivo io. E ti ha dei gusti e ho sfatto, ma avere uno, una cosa di vero che avarra. Insomma, se usa ancora mossia, se sono mossi andando a parte. Forse sì, estega. Pensiamo che ponendo non d'accordo per demascali carchi cosa pare che non sono tenza da un usardo più usardo in sai da sua poi a Savine intendeo gamos che non comprendimmo bene sopra l'importanza di tenere una limba che si è conforme a sa regola che si è d'una e che tenza una dignità di limba assolutamente. E veniamo al suo tempo presente, come brincammo dai Sosano di Savissini al suo tempo presente. Tu sei agente immobiliare in Castello, come te sono andate le cose, come te vedo pure con questa pandemia? Tanto, su movimento de su Endri Domus, fino a Saimo, in questo ultimo anno, sto andando bene. Poi sa crisi romana sa che in Italia esti lompia su secondo semestre del 2010 e invece in America fu nasce nel 2008 su problema dei mutui subprime po' due anni in noi i beni da dei domo sono in Italia si è passato da 600.000 a sanno a 300, cioè se perdo su 50%. E in sovrattante se il suo prezzo è calato di 30-40% di media. Poi in realtà di Sprumana, ovviamente Milano, Roma. Sì, mezzo su è più facile. Esatto, invece se ne uso altro luogo su città di minori, Bari, Castello,
Palermo, Genova, Chianti Verdi o luego sa metà di suo valore. E poi a Trasarias e uva due dinamiche, s'abbassamento dei prezzi e poi vina su si spostai e andai a vivere in città anti provocavo un grollo totale di prezzi in tutta la vita nostra, una homo bali di zero. Difatti se cicavo da Dorrai a Biriga l'incuno che comporassi e torresse da fare questa domus con i domus a un euro, chiesti in ogni modo sta s'arrendi totalmente, esti a ci vogliai a sali che hanno patrimonio. Però di Tinaro Vinza Scusto, come te si può fare? Se uno tiene una domma e sarbida nostra sono forse più bella se lo hanno scolato, o fare un luogo, un reseppe di denaro, no? Se tutto frimmo, su un boidas, come si fa da vendere una domo in un luogo dove va sul bezzoso, sono giovani si candana, è un problema, come si può fare? Beh, non ti devi tutto, tocca da affidare a uno professionista, cioè in questo Italia è ancora, si usa ancora un pago arretrato con questa cosa. Poi tra due, se Italia è questo luogo, ad ognuno ci fai tutto, punti tutto allenatori di palloni, virologi, esperti internazionali. Sì. E dunque, scando te ne se ne ho mai, da Andy, stui, no? O da Andy di frati mio, che tieni più tempo. Invece qua a Savini non funziona questa cosa. In altre realtà, se io va su patrimonio immobiliare, esti considerato un assegno circolare, cioè depiti girai, c'è stesso professionista, cioè dopo vai sul progetto di dove mia, non piego un volo, una pinna, mi do disegno e duorta su comune, no, non giù a su ingegneri. E tanto invece un professionista ovviamente conosce in realtà di metà bruso dei sommeri. E poi su mondo in mano, oggi tocca ad imparare commenti si imperano un quattro straballo su internet, i social, poi vai girai questo patrimonio e in Sardegna voluto tocca a fare questo professionista e sistema noso. Poi ovviamente questa vita schedeniti i moi 1000 abitanti sì, è domus po 4000 abitanti, questo problema è manno, cioè non è che lo risolvi un agente immobiliare e probabilmente in cui adatto okay a fare politica fiscale è differente. Ti faccio un esempio che comprendi. In metà città, in Castello, Bonai, no? Ci scanto gente, tieni di una uomo che vale 250.000 euro e pica una pensione di 800, se vivi di popolo, meda. Migliaia di persone, vivi in centro, se uomo vale meda, è vecchia, non tieni di suinai, manco guarda conciai, e vivi di popolo. Questa persona, questo proprietario, è tagliata da più vai, vendi questa uomo, si indicomporai una in una idda, magari da paga 50-60.000 euro, con 100 dati sistemati, e tenendo in bucciacca 150.000 euro, così fai 15 anni su di vita che da varanta. Cioè, questa mentalità di chi non imbucca danza agenti, e non è che è difficile, eh. In altro luogo, come ti potete essere in Francia, chi è questa situazione è meta simile, sagenti cercano di risolvi su problema vendendo sagesina da nuda proprietà, cioè deu mi potere su diretto de vivi in una home viene a canto ci campo, però vendo sa proprietà a un'altra persona, ovviamente bene di scontata del suo valore del suo dinaro da usufrutto, però a Savini di una imbucciacca e il suo patrimonio immobiliare è più bello, sa gente non è di aici morendo così del suo famine, non ci cade su sconto del 10 centesimo su un chilo e mela, e poi però si taglia da più fai questo puro, in determinata area, uva e tanti scivo, i vita sa bruso, pitica sa dei 3-4.000 abitanti, se una politica fiscale come ti sa chi ha fatto, ad esempio su Portogallo vuoi spensioni, tu andas a bivini in cui, ok, mancai di casa residenza solo manco cose mesi a sano, mancai di libera de altri immobili schitenis, investis in cui e devo da basso stasso a de 1,20%. Comprendi? Poi una volta che tutta questa gente
chi è pensionata, però è come chi sia da stipendiata, vive in cui da vita, in cui sa vita, sa tanto ceste, sa gente che deve donare il suo servizio, sa gente che dà aiuto a fare la spesa, di varie scommissioni, cioè si torna da a vivere in un pacchetto in questa vita. E forse sì, è una cosa che succedendo in un pacchetto in questa vita nostra, sa che ha mormedas, chi arrivano da estero, si comprano una domo, e istana può valissero mese la sanno, manca risiede una domo in sul mare, certo, su problema a mano le sarbide se proprio gusto che sa gente si che sta andata sardommo non sono acconsata se poi uno non ha manco più interesse all'acconsare forse se è una spesa e via e fino a questa politica ti deve fare qualche cosa in prusso ma vado un altro problema pure secondo me sono giovane tenendo il triballo sempre più su traballoso, non si scrisi questo mese appo a seguire a triballare in questa azienda, mi cazzo comporre una domo, ma non la posso comporare, come ti hai fatto? Cioè, come ti si fa che fin sa scusto? Vado una soluzione, qualche cosa si può fare? Soluzione non date, cioè, agente immobiliare non è un assistente sociale. Cioè, se agente immobiliare vai di buone di relata su venditore con suo comporatore e ci cade di agattare i saccordi. Pochini non tenne di uno traballo sicuro, è difficile comporare, tanto che tu ci davi a fare smart working e a delocalizzare, andai a vivere a 30-40 km su questa città o 100, tanto problema se non date, poi te domo scostante a pago. Chi invece sa non tenne di sui naipo comporare, ci punti due modus. Uno è ci cade vai su chi si narra da acquisto programmato. Un patto del riservato dominio, cioè tu intras a comprare una home, vai se ne accordi con il suo proprietario, manca io una se ne accapparra di 10.000 euro e poi picas un arco di tempo che potete essere 3 anni o 4 anni, pagas mese a mese una specie di affitto che anda da scontare del suo prezzo finale e poi a guardare 3 anni su il saldo. Quando si donai, mancai con un mutuo, questa mancai di sesi organizzando, tenesi un contratto a livello determinato, poi a diventare indeterminato, oppure tenesi una partita IVA e non tenesi però un storico ancora. Questo si può fare. E quindi che no, tocca da a s'accontentare. Poi in America, su problema, sa bolla speculativa, poi nasce proprio con questo problema, cioè Antonau. Una surra de mutus a gente che non tenia la possibilità di dello spagare. Tu tenia stanno traballo part time, mancai in un'azienda di pulizia, sa, che non hanno un mutuo po' $300.000. Poi appena sperdi il suo traballo, non la si può pagare. E sa banca a posto all'asta, si muove. Questo moltiplicavo milioni di persone, sa, a generare un problema. Mano è decalata una crisi mondiale. Quindi tocca a stare attento. Sa politica dei domus puro, comprendi? Castedu è tutto sarbidar mannas, un pacco pare che si salvene a vendere e a comporare sardommo, meno male si fagete. Si ziramos un pacco con attenzione, vidimo tanta domorboidas e si circa sempre di fregare domornoas. Questo puro è un problema, forse poche fa che su dei balli certo. Non riesco. Ma penso che è che sia un problema. Esiste questo problema, poi ta sa proprietà di esti in mano in tanti dei vecchi che non tenenti in tanti per una fiducia possono crasi. Isso sa vita se l'antivata. Non è una questione di mentalità. C'è gente che deve dubbio po' traballo, c'è gente che intende di nulla, de domus, e gente che intende di teci. Già è su stato di commenzare a poni in mano a questa cosa, poi questa domo sfottita assata è meta puro, però sa mentalità di non esti ancora questa denai miserevi dopo un già reddito, poi questa domo buita, non funti manco posta a reddito, quindi non volenti manco affittare, esti proprio una mentalità di, in Sardegna è meta, a Castello è meta, tu tenesi i quartieri che funti totalmente abbandonati, Castello è suso e sta ici. Cioè, tenia da 8.000 residenti, se ne fai di 1.000, e dunque sono manco un terzo dei domus funti buidas. E poi funti vinas totalmente da ristrutturare, cioè facciata, scala, poi funti mobili che ormai
c'è insomma il Kauguru tenuti in difficoltà di entrare, avuta un quarto piano senza ascensore, di una palazzina storica, con una facciata prestigiosa del ristrutturaio, torrei a fare su, cioè, di olisi di 300.000 euro su 24 da conciare, e poi da concia sono di bali di 300, però da spagavo 180 e se si assulta 180, cioè se il discorso è così solo. Infatti, in cui su stato noi ha fatto un mezza cosa, già il suo bonus 100%, di una dessa possibilità di una risparmio energetico, da dovrei fare su patrimonio immobiliare, su quando dovrei fare la facciata, sa consumo 90% su delle detrazioni, bolinai meta, bolinai ristrutturai grande parte del suo patrimonio immobiliare e bolinai vina se biri meda impresa, sai, chi driballa, chi driballa. Quale può essere il carchi consiglio dato a chi è che è vendere e comprare una domo? Tu in esperienza tua, quale sono gli errori che devi usare? Che tanto devono essere sempre solo mattessi, penso più o manco, di chi è vendere e di chi è comprata. Ma la cosa principale è sti avere i documenti. Poi in Italia su i domo sfunti tanti me la porta sto problema, sa. Tu non sa gente non comprendi che una omo un uomo tiene parecchi documenti, una parte è questa parte catastale e una parte è questa urbanistica. Me da persone sa creenti che sa planimetria catastale, no? Sia adesso che fai fidi o sa uomo, invece può sapere questo è un documento fiscale e invece se manca in comune ha tutta un'altra cosa. E questo una da, me da porta è un problema, chi deve comprare un uomo non può controllare bene i documenti, non mi so affidavo a una tecnica, a un ingegnere, a un geometra, chi mi controlla questo papere. Poi mancai ongiù 10.000 euro su decapparra a subvenditori, mancai in buona vita ai subvenditori puro. Mando il suverito da sa banca o chi mi deve di finanziare questi immobili, vedi che c'è un punto di problema e mi boccia sa pratica, tanto entro in causa con subvenditori. Questo è un problema, ma di fatti sì, agenzie immobiliari, srevedi, vina se può, vai comprendi. Assuno e a Sattru, che questa situazione documentale è proprio fondamentale. E poi, fino a un altro consiglio è che tu, Denisi, pago dinai e me da ambizioni, se ti devi se non pago, dovrai a ridimensionare. Poi, da 10 persone che andano a birra il domus, 4-5 sono gente che sonnendo. Se bisogna una uomo, però in realtà di ad comprare tutt'altro o a guardare 6 mesi, un anno di gicca senza ritirare da sul mercato e avere un affitto. Non è necessario a comprare in moi o po' forza. Quando tieni questa forza economica, poi vai con su basso, tanto tu devi fare. Quindi non è come di cui hai a 18 anni con questa sposa che tieni sta a 16. Non è una occasione da sa giusta, comprendi? E poi c'è gente che si coglia da 4-5 orte, c'è gente che si compra da 5-6 domus, però, comprendi, è un passo difficile, è importante, non tocca da sincettare a sazzurpa. Roberto, devo ti darò grazie per questo sconsiglio, spero che puoi cercare di presentare fino a un triballio che metà volta non conosciamo e forse si ti fimmo pompiare con più attenzione e ti darò fino a grazie per aver questionato la vita tua, di questa vita fatta in Sardegna, la crescita bene in un'aida e poi arrivata a florire in una città e spero di avere torna con noi, si può ragionare a te lo scontro, sia a tenere tu e su piacere in mano di essere con noi. Grazie a voi, Satros.